C'è questa cosa che ricorre anno dopo anno, sempre in questo periodo, tra ottobre e dicembre. È difficile da raccontare, ma è come se il mondo attorno a me un po' si spegnesse. Le cose diventano meno interessanti, il trekking, lo stare in compagnia, e ogni volta, alla più piccola difficoltà, sembra che il mondo mi venga a mancare sotto i piedi. Anche ieri, per un attimo, ho pensato di non svegliarmi, di non prendere il furgone e di andare a Ferrara per andare insieme a... Lorenzo, Stefano, scarponati sull'asfalto. Stiamo andando insieme a un bel gruppone di ragazzi andiamo in bivacco a trovarci, a conoscerci. Devo conoscere un sacco di ragazzi pazzeschi che hanno fatto un sacco di trekking, tra cui il PCT, il Kungsleden, un sacco di gente che conosco online da una vita, ma che non ho mai avuto modo di conoscere personalmente. Vediamo se riconosciamo le orme dei ragazzi che ci hanno preceduto. La cura più grande è quella del Fra. Quella più grande. 50. Che numero porta il Fra? Cos'è che c'è scritto il qua? 46. No. Camminare. Quello del Fra per forza. Anche secondo me. Succede poi che il momento più difficile è sempre quello di fare il primo passo. Forse perché mi sono accorto che è più facile desistere prima ancora di partire, cioè decisamente più facile, e non accettare di farlo mentre sono in cammino. L'immobilità è sempre la scelta più facile, mentre mettersi in moto no. Che sia decidere di uscire a camminare vicino a casa, fino all'idea di attraversare le Alpi a piedi, la scintilla iniziale è sempre la stessa. Spesso penso di non averla proprio, altre volte penso di essere molto bravo a convincermi del contrario. Forse ora e per il futuro la sfida più grande non sarà davvero camminare, ma decidere ogni volta di farlo e di partire. Oggi sono grato di averlo fatto e di poter essere finalmente di nuovo in montagna, anche se per poco. E quindi eccolo qua, un video un po' sconclusionato, un po' così, spontaneo, perché anche per questo bisogna ripartire. Ah, ok. È abbastanza Siamo secco. arrivati! Sì, dai, vabbè, entriamo. Chi è che vuole un coffee? Io! Caffè paglia, non ci Ci vuole un chiocco? Permesso, signori! Wow! Ah, è vero che non c'è luce all'interno. Hanno i segni, perché sono i segni. Temperatura interna, direi, -1. Oh, che acqua! E gli uomini della legna potevano... No, scherzo. Ci avete appena riscaldato. Quanto era? Meno 5 prima. Meno 7, meno 8 anche, giusto, Che boia. proprio. Siamo al completo. Non si vede più che fumi, non stai più fumando. Entra! Tagliare metà così. Bene, caccata. Tutto qua dentro? Sì. Ma perché questi vanno solo conditi come insalata o vanno... No, sì, non vanno sì, nelle... Verde direi come salsa. Oddio, sono più diventato verde. Ma che poeta sei, Mick? Guarda, mica, ti piace un po' caldo? Adesso c'è già un po'. Sì, perché è pesavo. Ma sai gli effetti sulle gambe? No, non può essere. Cattivo. Cazzo, non so se si vede. Un trequartista. No, cosa dai? Chef, che cosa ci propone questa sera? Ma questa sera vi propongo tortel di patate, il famosissimo tortel di patate. Comunemente chiamati hash brown. Nel resto del mondo, sì. Bellissimo, guarda quante patate. Allora, com'è la serata lì? È a fondo. Bene, ce ne taggo in mezzo. Che cosa ci aspetta dopo come Il cena? tortino di patate. Volgarmente chiamato? Tortino di patate. Vado. Estrai. È piena di roba, quindi cadrà tutto Estrai. per te. 12 euro. Sì. Ce n'ho di nuovo costato sui 25. E anche il blocco, sì, puoi aprirla e poi le blocchi. Lo tiro giù. Allora, lo chef ci propone i tortei de patate. Di Sì, patate. non sono molto soddisfatto di questa prima tortella perché ho messo poco olio e non ha fatto una bella Vabbè, ma ce la mangiamo lo stesso, gnam. Ne abbiamo altri 2 kg da fare. Lei come si sono fatti? Due cose, tipo il fisico e l'economia.
Allora, la serata è stata alimentare e alimentata. Molto bello, sono molto contento di essere qua. E cosa stai facendo, Jackie? Scaldando le mani. Stai scaldando le manine? Maddo, guarda lì che fuochino che abbiamo creato. Grazie Legno per aver creato questo fuochino. E adesso andremo di sopra. Stiamo finendo di preparare le cose, io non trovo il mio cuscino, quindi devo prendere la torcina. Forse il mio cuscino è caduto qua. E no, però forse è meglio che recuperi un po' di cibo che non si congeli. Cagatore. Questa è la nostra situazione, abbiamo tolto le... Ma possiamo portare sulla lampadina? Tutti quanti per terra. Ah sì? Possiamo portare su una lampadina? Adesso abbiamo questo. Non male. Quanti Temerest ci sono? C'è una situazione un po' gialla. È una selva di Temerest. C'è del tuo lume? Adoro. Buongiorno, camminatori. Mi sono... Forse è proprio il fatto che io parli sempre a 95 potenziali mila di voi persone che guardate questi video, che un pochino forse mi intimoriva dal dirvi che ho scorreggiato tutta la notte, che tutti abbiamo scorreggiato un casino perché i primi tortelli di patate erano un pochino crudi e di conseguenza... E quindi sì, questa è stata una notte in bivacco, così... Un po' bizzarra, un po' sconclusionata, ma che mi ha caricato di un sacco di energia positiva. Ciao alla magnifica comunità di Fiemme. Direi che la nostra giornata di trekking è finita. Ciao.